Lucio Battisti. Lucio Battisti. Ciao Lucio, benvenuto, come stai? Bene. Bentornato a Teatro 10. Grazie. Senti Lucio, io so che tu ami molto più cantare che parlare, quindi mi pare che sia il caso. No, ma però potrei anche parlare, volendo, insomma. Come potresti parlare? Nel senso che avrei da fare un discorso. Un discorso? Sì, un discorso che mi sono preparato accuratamente. No, scusa, ma io non ti riconosco più. L'anno scorso non volevi parlare, sei riuscito a dire sì, perché no, basta. Beh, adesso voglio cambiare, vorrei... Adesso vorresti sì, parlare? Io, guarda, no, no, mi dispiace a questo punto, ti castigo. Ti castigo e tu canti. No, permetti? Io faccio l'annuncio. Lucio Battisti, nella sua ultima canzone, I Giardini di Marzo. Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori, ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continua
vai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.